buon pomeriggio e buon inizio di serata. Di vero cuore a tutti e a tutte voi all'ascolto e alla visione. Oggi trasmettiamo alle canoniche 18:30 e abbiamo a disposizione ben mezz'ora, come tutti i giorni, eccetto giovedì pomeriggio, che anticipiamo la messa in onda di Libri Chiacchiere Autori alle 17:45. Attenzione! E in quel pomeriggio abbiamo a disposizione soltanto, si fa per dire, 15 minuti. Tutti gli altri giorni andiamo in onda alle canoniche 18:30 e abbiamo a disposizione mezz'ora, proprio come oggi, eccetto, lo sottolineo, eccetto domenica pomeriggio, che pur andando in onda 18:30 abbiamo a disposizione 15 minuti. Tutti gli altri giorni, quindi ve lo riassumo per completezza e per facilitarvi la programmazione: il lunedì, il martedì, il mercoledì come oggi, il venerdì e il sabato andiamo in onda alle 18:30 e abbiamo a disposizione 30 minuti. Se vi siete persi, vi siete perse alcune puntate di Libri Chiacchiere Autori della prima edizione, dell'edizione 2020 o dell'edizione in corso, quindi dell'edizione 2021, non preoccupatevi, perché potete recuperarle tutte, davvero tutte, su YouTube, sul nostro canale Damiano Conchieri Graphic Envy, dove le abbiamo caricate in formato integrale, quindi sostanzialmente sono identiche, spiaccicate, per dirle in maniera così un po' simpatica e ironica, rispetto a come le abbiamo trasmesse su Well TV. Tra l'altro abbiamo anche creato da un po' di tempo una playlist per facilitare la loro visione, però è doveroso, a mio avviso, fare una piccola ma puntuale precisazione a riguardo. Le puntate di Libri Chiacchiere Autori, sì, vengono caricate su questo canale YouTube, vi ripeto il nome, Damiano Conchieri Grafica in Video, che è il canale YouTube ufficiale in realtà del nostro regista Damiano Conchieri, ma attenzione, con un certo ordine. Facciamo un esempio pratico: oggi è mercoledì, la puntata che state vedendo in questo momento non verrà caricata oggi, stasera, entro le 23 su questo canale, ma esattamente mercoledì prossimo, entro le ore 23, minuto più minuto meno, di quella giornata. E così, a livello di caricamento, capita, per così dire, per tutte le altre puntate. Spero di essere stata chiara. Per ulteriori domande o per esprimere i vostri dubbi a riguardo, non vi resta che mandarmi una bella email all'indirizzo che trovate segnalato qui sotto, che è il mio indirizzo email personale. Questo indirizzo email lo potete anche utilizzare per mandarmi un saluto, sempre gradito, o per propormi di parlare di voi nella mia trasmissione come autori, come editori o come esperti di comunicazione. Ma entriamo ora, dopo un po' di chiacchiere, ma del resto il mio programma, lo sapete, si chiama Libri Chiacchiere Autori, e quindi io le chiacchiere devo fare, ve le aspettate, nel cuore pulsante della puntata odierna, della puntata di oggi. Di che cosa parlerò? Chi saranno i protagonisti? Vi dico subito che non si tratta in realtà di protagonisti, ma di protagoniste, quindi si tratta di donne. Sono due donne meravigliose, grandi amiche, non solo mie e della mia trasmissione, ma anche vostre, perché lo dico sempre, ma è la verità, e poi ormai lo sapete, ripetuta iuvant, credo che, essendo una sorta di famiglia allargata, le mie amiche, i miei amici, sono anche le vostre e i vostri. La prima è stata un'indiscussa protagonista, o come si suol dire, una protagonista con la P maiuscola, sia della primissima edizione di Libri Chiacchiere Autori, quindi edizione 2020, che dell'edizione in corso 2021. E lo è stata, e lo è, tuttora, lo ribadisco, in primis in qualità di bravissima, eccellente e assai coraggiosa editrice. La sua realtà editoriale è meravigliosa e di essa ne parlo in continuazione, e lo faccio proponendovi la lettura o la rilettura di alcuni libri molto molto belli, la maggior parte dedicati a bambini e ragazzi. E poi lei da qualche domenica cura anche una sua rubrica letteraria. Vi ricordo che la domenica pomeriggio andiamo in 18:30 e abbiamo a disposizione 15 minuti.
Lucis in fondo, grazie a lei ho avuto il piacere di realizzare delle puntate che io amo definire a buona, buonissima ragione contenitore, dove vi propongo tanti bei libri da leggere. E queste puntate, disponibili su YouTube, sul canale di Damiano Conchieri Grafica in Video, avevano però un filo conduttore. Qualche esempio pratico: i libri che riguardano il vasto settore della storia o della natura e così via. E poi, sempre grazie a lei, ho potuto parlarvi nello specifico in puntate mirate di alcuni autori e di alcune autrici, e ho anche parlato di recente di lei come bravissima autrice. Non per nulla è appena uscito, quindi è fresco fresco di stampa, un suo nuovo libro per ragazzi. E vi do un'altra info: ho anche avuto il piacere nel mese di ottobre 2020 di averla ospite qui nel mio amatissimo salottino letterario, sito a Lato del Garda, in provincia di Brescia, nel nord d'Italia, la mia amatissima città, dove abbiamo avuto piacere di scambiare ben più di quattro chiacchiere, tant'è che la sua intervista è stata molto corposa, eccolo qua il mio termine prediletto, e pertanto ho dovuto suddividere in due parti, in due round, intervista che ovviamente trovate sul canale YouTube Damiano Conchieri Grafica in Video. Lei però a livello di video non è mai scomparsa, per così dire, la mia trasmissione, perché quasi tutti i giorni, quindi quasi quotidianamente, appare con dei video esclusivi per parlarci della sua realtà editoriale e di alcuni suoi autori. E io a lei devo tantissimo, non solo per la sua eccellente collaborazione, ma anche perché ha realizzato, come ho sovente detto, ma la verità, e quindi lo ripeto, un meraviglioso sogno a livello letterario ed editoriale, pubblicando un mio libro, che in realtà non è esattamente solo mio, ma lo voglio condividere con colei che lo ha ispirato, ovvero mia madre Mariella, in arte nonna F, un mignolo che gli ho dato io. Insomma, vi ho dato davvero tantissime informazioni, quindi l'avete capito, è proprio lei, una delle due indiscusse protagoniste di questa puntata del mercoledì pomeriggio, di serate di chiacchiere autori, la mitica Viviana Sgorbini. Beh, di lei ho detto tantissimo, non solo oggi, ma in numerosissime, davvero numerosissime puntate della mia trasmissione. Però vorrei sottolinearvi che Viviana non nasce, per così dire, come editrice, lo è oggi, ma nasce come autrice. Ha scritto tantissimi racconti per svariate case editrici e poi pian piano è arrivata anche alla pubblicazione di libri veri e propri, e io vorrei mostrarvene due: Il coniglietto Lillo, pubblicato da Lady Jo, che è dedicato a bambini molto piccoli, coloratissimo, che tratta però di una tematica molto importante e tristemente attuale, della quale io tratto spesso, ovvero il bullismo. Al nostro amico Lillo ho dedicato svariate puntate di libri chiacchiere d'autori, sia nel 2020 che nel 2021. E poi Viviana, per la Tomlo e Di Gio Edizioni, ha pubblicato di recente un altro bel libro, cambiando totalmente target di lettori, perché qui si tratta di ragazzi più grandicelli e anche di adulti, Cerusicus, ovvero storia di un barbiere chirurgo nella Lunigiana del XVI secolo. E qui ve lo voglio ribadire, la nostra cara Viviana, che saluto perché l'ascolto la visione, si è voluta firmare col doppio nome, ovvero anche col nome di Rita. Un nome meraviglioso, dico sempre, ma è la verità. Tanto anche all'interno della mia famiglia c'era una persona che possedeva questo nome ed era molto cara a mio papà Ermanno, che saluto, perché anche lui ha la visione, e visto che ci sono lo saluto anche a mia mamma Mariella, l'altra metà del mio cuore. E che però è anche molto caro la nostra autrice, la nostra editrice, Viviana Sgorbini, perché era il nome di una sua cara zia che è morta troppo presto. Lei ama ricordarla firmando alcuni suoi testi, alcuni suoi libri, come Le Case Cerusicus, con questo nome. E di questo, di molto altro ancora, ma davvero molto altro ancora, ci ha parlato nostra Viviana Sgorbini all'intervista a cuore aperto, meravigliosa a dir poco, che mi ha gentilmente concesso nel mese di ottobre 2020, qui in loco, nel mio salottino, a Lonato del Garda. Vi rimostro i due libri che qui nel mio salottino, firmate Viviana Sgorbini, pubblicato di giorno, Coniglietto Lillo, ribadisco, dedicato a bambini molto molto piccoli, e fresco fresco di stampa, un altro libro
dedicato a ragazzi un po' più grandicelli, ma anche agli adulti, Cerusicus, pubblicato da Tomolo e Di Gio Edizioni. Ma all'inizio di puntata, vi ricordate certo, vi ho già detto che in realtà le protagoniste di questa puntata erano due. E quindi c'è un'altra donna della quale mi sto per accingere a parlarvi. Anche lei è stata una grandissima protagonista della mia trasmissione, sia nelle scorse settimane che nella stagione 2020, la prima stagione ufficiale di Libri Chiacchiere Autori. Lei è un'attrice e un'illustratrice molto molto brava, capace di sorprenderci con la sua dolcezza e con la sua bravura. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è stata tra le primissime persone a essere immortalate con un ritratto in versione fumettistica dal nostro regista Damiano Conchieri, che sia un regista, montatore video, ma è anche un bravo illustratore e fumettista, no? Infatti è maestro d'arte, scusate poco. Ci siamo piuttosto divertite quando abbiamo visto il risultato scaturito dalla sua matita, un ritratto coloratissimo. Come coloratissimo è il progetto del quale questo lavoro fa parte, ovvero Matita e Inchiostro, un progetto del quale ho ampiamente parlato anche di recente nella mia trasmissione e che possiede una altrettanto coloratissima, frizzante pagina ufficiale Facebook. Se poi anche voi volete essere immortalate da Damiano Conchieri per questo progetto, non vi resta, a fine puntata ovviamente non mi lasciate solo nel mio studiolo letterario, contattarlo all'indirizzo email che mi dicono da regia, è ora segnalato qui sotto. Avete riconosciuto chi è la donna raffigurata in questo autoritratto in versione fumettistica realizzato dal nostro regista Damiano Conchieri? Beh sì, è proprio lei, la cara carissima Silvia Dotti, alla quale ho dedicato di recente una bella puntata. Per l'occasione la nostra cara amica Silvia Dotti ci ha realizzato in esclusiva, sottolineo in esclusiva perché i nostri autori e le nostre autrici ci vissero, un video dove si è autopresentata, dimostrando una grandissima professionalità e un'infinita dolcezza. Ma oltre a invitarvi a fine puntata a fare un bel salto sul nostro canale YouTube Damiano Conchieri Grafica in Video per rivedervi la puntata o per vederla per la prima volta se la siete persa, mi dispiace, dove ho parlato della nostra cara Dotti, beh, vi racconto, ma davvero brevemente, chi è Silvia Dotti. Allora, vi anticipo subito che Silvia è giovanissima perché è nata nel 1980. E nonostante fin da piccina abbia amato i colori e l'arte, ha deciso solo piuttosto di recente di lasciare il classico lavoro tradizionale per dedicarsi a questa sua grandissima passione. E meno male che ha fatto questa scelta perché è veramente molto molto brava. E lo è non solo come illustratrice, ma anche come autrice, per libri per lo più di ragazze. Tra l'altro Silvia non illustra solo i suoi libri, ma anche di altri autori, di altre autrici, anche a livello internazionale, come, ribadisco, ci ha raccontato lei stessa nella sua presentazione video realizzata esclusiva per noi di Libri Chiacchiere e Autori, che è andata in onda nella puntata dedicata alla sua persona e alla sua splendida arte. Una puntata, lo ricordo, realizzata in stretta collaborazione con la mitica Tomolo e Di Gio Edizioni. E di lei ho anche parlato in occasione della puntata contenitore dedicata alla Tomolo International. Vi ricordate per quale libro? Ne ho parlato per questo bel libro, bellissimo, ribadisco che fa parte del progetto coraggioso della Tomolo International, scritto da Valentina Lamattina, che è l'autrice, pertanto, e illustrazioni sulla nostra Silvia Dotti. Il testo è scritto sia in lingua italiana che in lingua giapponese. La puntata la puoi trovare su YouTube, in particolar modo sul nostro canale Damiano Conchieri Graphic and Video. E poi, qui nel mio amatissimo studiolo, al Nato del Guardian, provincia di Brescia, possiedo anche la copia di quest'altra opera, che reca la firma di Silvia Dotti, che saluto e che ringrazio per la collaborazione, che spero di poter ospitare prima o poi nel mio salottino letterario per una bellissima chiacchierata a cuore aperto, Il miracolo di Orval, o di Orval. E dicevo che possiede la firma della nostra Silvia, sia in quanto di attrice che di illustratrice. Un libro tutto da leggere e da sfogliare, perché
Silvia è veramente bravissima, sia come autrice che come illustratrice di libri che recano la sua firma e di libri per altri autori ed altre autrici. E la nostra Silvia Dotti, insieme alla nostra cara carissima Sgorbini, ha dato vita ora a un nuovo progetto, un progetto meraviglioso e molto molto coraggioso. Di quale progetto si tratta? Beh, ce ne hanno parlato sia Viviana che Silvia in un video molto molto particolare che hanno realizzato in esclusiva, lo sottolineo, per noi di Libri, Chiacchiere, Autori. Allora, bando alle ciance e linea loro a Viviana Sgorbini e Silvia Dotti. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e telespettatrici di Libri, Chiacchiere e Autori. E grazie a Laura Guerini per averci invitata ancora una volta a questa sua trasmissione. Oggi sono qua con Silvia Dotti, che è l'autrice di questo bellissimo libro che vedete in lavorazione, quindi in diretta in lavorazione. Si chiama I segreti delle signore di Avalon e fa parte di una collana di nuova ideazione che si chiama Le Tomo Leggende. Io vi dico soltanto, prima di lasciare la parola a Silvia, che questo splendido libro è in prevendita, quindi in questo momento e fino al 12 di maggio potrete acquistarlo con uno sconto e con degli omaggi stupendi e anche con la spedizione gratuita. E quindi vi lascio a Silvia, che vi racconterà qualcosa di più di questo libro, in modo che vi venga voglia di acquistarlo e di prenotarlo in prevendita. Ah, l'ultima cosa, potete trovare tutte le indicazioni per la prevendita sul nostro canale YouTube Tomo Edizioni, al quale vi invitiamo ad iscrivervi, e sul nostro sito internet www.tomoledizioni.it. La parola a Silvia. Grazie Viviana e buon pomeriggio a tutti. Viviana aveva già introdotto questo nuovissimo progetto al quale sto collaborando, appunto Le Tomo Leggende, questa nuovissima collana della Tomo Edizioni che è focalizzata sulle leggende, le fiabe e soprattutto la riscoperta del nostro patrimonio culturale, perché le fiabe e le leggende hanno sempre fatto parte della storia dell'uomo. Come primo volume non poteva mancare un volume legato al ciclo arturiano, quindi alle leggende proprio che quasi tutti conoscono, quindi quelle legate a Re Artù e Cavalieri della Tavola Rotonda. In particolare questo volume, I segreti delle signore di Avalon, è un volume tutto al femminile, perché ho deciso di narrare le storie dei vari personaggi attraverso le voci delle protagoniste di queste storie. È un progetto che avevo nel cassetto ormai da tantissimo tempo, un progetto a cui ho lavorato tantissimo, è un progetto molto, molto caro. Io sono sempre stata affascinata dalla mitologia e dal folklore. Molti di voi, quelli che mi conosceranno, sanno che illustro mitologia, folklore, fiabe e condivido sulla mia pagina Facebook leggende provenienti un po' da tutto il mondo. Quindi questo progetto nasce proprio da questa mia passione per il mondo del fantastico, e diciamo che la terra di Avalon è proprio una terra fantastica per antonomasia. I racconti sono tutti racconti al femminile, quindi parlano in prima persona le protagoniste, le signore di Avalon. Quindi ci sono racconti conosciuti, come per esempio la storia della regina Ginevra, piuttosto che Lancelotto Ginevra, Tristano e Isotta, piuttosto che anche altri racconti che conosciamo tutti grazie alla letteratura medievale, che con Chrétien de Troyes soprattutto fiorisce nell'epoca appunto medievale, e vengono raccontati queste storie relative al ciclo arturiano, quindi alle due cavalieri della Tavola Rotonda. Ci sono però altre storie un po' meno conosciute, tra cui Melusina, che è la donna serpente, piuttosto che la signora di Charlotte, che è la figura femminile che mi è più cara di tutte queste figure contenute nel libro,
che fa parte di una storia che noi abbiamo conosciuto soprattutto grazie a una poesia di uno scrittore dell'Ottocento vittoriano, Tennyson. Vi racconto brevemente questa storia, giusto un po' per incuriosirvi. La signora di Charlotte è condannata a vivere in una torre, segregata, non può vedere il mondo esterno, può vederlo solo attraverso uno specchio. Lei è condannata a tessere tutte queste immagini che vede. Finché un giorno cosa succede? Vede l'Ancillotto e si innamora. E di qui parte tutto il suo percorso, per cui lei sa che non può più stare nella torre se vuole vedere l'Ancillotto, ma sa anche che lasciare la torre significa perdere la vita. Non vi svelo come va a finire la storia, sperando di avervi un po' incuriosito e ringraziando comunque Viviana e la tua Tomol Edizioni per aver accettato questo progetto. Grazie. Benissimo, grazie a te Silvia. Noi siamo veramente contentissime. Non so se si vede, io e Silvia siamo molto cariche per questo progetto e speriamo che possa avere un buon riscontro. Nel frattempo, ringraziamo chi ci ha ascoltato e Laura Gorini che ci ha ospitato, Damiano Conchieri che ha la regia, e speriamo di vedervi presto, di avere presto vostre notizie. A presto! Ciao! Ciao. Beh, innanzitutto grazie di cuore a entrambe, Viviana Sgorbini e Silvia Dotti, le grandissime e indiscusse protagoniste di questa puntata del mercoledì pomeriggio di serata di Libri, Chiacchiere e Autori, per aver realizzato in esclusiva questo video per noi e per averci parlato nello specifico di questo nuovo progetto, un progetto editoriale ambizioso, coraggioso e molto bello e io direi anche romantico. Ma ve lo riassumo davvero in breve con la collaborazione di Viviana Sgorbini. I segreti delle signore di Avalon è un libro scritto e illustrato dall'artista, io aggiungo un'artista con la maiuscola, Silvia Dotti, che sarà pubblicato, quindi non è ancora disponibile, nel mese di maggio 2021 nella assai prestigiosa, io aggiungo meravigliosa, collana Le Tomo Leggende. Qual è il formato di questo libro? Lo dico subito, 210x297 mm. La copertina sarà rigida, la rilegatura, pensate, filorefe. E questo libro sarà sulle, per così dire, 48 pagine. Il prezzo di venta è di 28 euro, ma attenzione perché è già in prevendita da qualche giorno, dallo scorso 12 febbraio, e lo rimarrà fino al 12 maggio 2021, quindi in prevendita dal 12 febbraio 2021 fino al 12 maggio 2021, e in occasione di questo periodo di lunga prevendita lo troverete scontato, quindi non al prezzo di 28 euro ma di 25 euro, quindi risparmiate 3 euro. E attenzione, attenzione, se lo acquistate in questa condizione, quindi prevendita, avrete anche in omaggio un segnalibro stupendo, immagino, e non pagherete nemmeno la spedizione perché è assolutamente gratuita. Se però volete saperne di più, fare qualche domanda in merito o mandare un saluto e complimentare per l'iniziativa, non vi resta che mandare una bella email a fine puntata all'indirizzo email che trovate segnalato qui sotto, edizionitomolo@gmail.com. Lo leggo anche per facilitarvi. Attenzione però, perché I segreti delle signore di Avalon è il primissimo libro di questa collana, quindi se ne sono in ballo per così dire tanti altri. Una collana che è rivolta a chi ama le leggende e le apprezza a livello illustrato. E poi è certamente anche adatto, non solo questo libro, ma la collana in toto, ai collezionisti, perché amano magari fare sfoggio di bei libri, non solo da leggere, ma anche da sfogliare, da osservare nelle loro salotte, nello studio, nelle loro camere da letto. E quindi, a mio avviso, questo bel libro, come un po' tutta la collana, può essere uno splendido regalo da fare alle persone che amate, o anche una sorta di autoregalo, perché regalarsi un libro è sempre, a mio avviso, una gran cosa. Avete capito, cari amici e cari amiche all'ascolto e alla visione,
che Viviana Sgorbini è una donna molto molto coraggiosa, ribadisco, e soprattutto che nella sua realtà editoriale, la Tome Edizioni, non se ne stanno con le mani in mano e stanno sempre a lavorare, a progettare nuovi interessanti lavori a livello editoriale. Insomma, sono molto molto contenta di poter collaborare con lei e con la sua realtà editoriale, ovvero la Tome Edizioni. Siamo una bellissima famiglia e non vedo l'ora di poter parlare di altre novità editoriali, perché sono molto molto belle e soprattutto innovative, ribadisco, assai coraggiose, e il coraggio a mio avviso in questo momento è basilare per affrontare le situazioni davvero difficili che stiamo ancora vivendo nel nostro meraviglioso paese, paese inteso come la nostra splendida Italia. E credo che l'arte, quindi anche la letteratura, possa davvero aiutarci a stare meglio. Noi abbiamo bisogno del bello. Cosa c'è di meglio di sfogliare un libro valido non solo a livello di contenuti di testo ma anche di illustrazioni? Beh, direi nulla. Credo che sarebbe opportuno investire un pochino di più nella cultura, ne abbiamo bisogno tutti, e leggere è un arricchimento personale imprescindibile da tutto, non possiamo farne a meno. Cerchiamo quindi di lasciarci un po' cullare dalla bellezza della lettura, dalla bellezza delle immagini e dall'arte, da quell'arte con la maiuscola. Io vorrei ringraziare pubblicamente Silvio Dotti per avermi concesso di mostrare nuovamente la sua eccellente arte, oggi più che di autrice, di illustratrice. E chissà che prima o poi, cara Silvia, nasca una collaborazione tra me e te anche in altra direzione, io te la lancio. Ringrazio lei, Viviana Sgorbini, fantastica, per l'amicizia, perché siamo anche diventate amiche e di questi tempi è una gran cosa, un dono prezioso, per la stima, l'affetto e l'eccellente collaborazione. Ormai che Viviana, ribadisco, appare pressoché quotidianamente nella mia trasmissione ed è un piacere salutarla ogni giorno, penso che ogni giorno. Se la mia trasmissione oggi, come dicono molti, è interessante, io aggiungo, è perché c'è anche la sua grande collaborazione, perché mi realizza dei contenuti esclusivi e mi permette di parlare di autori e di autrici molto bravi e molto differenti tra di loro, per carattere ma anche per stile a livello di scrittura, per argomenti trattati. Permesso di parlare di argomenti accattivanti e anche tosti in una maniera fuori dal comune, ok? In una maniera particolare, mai banale, mai scontata e neanche ripetitiva. Quindi grazie Viviana per la tua collaborazione e ovviamente mi raccomando, ti aspetto domenica alle 18:30, perché ci parlerai di altri bei libri targati Tomore di Gio Edizioni. Mi raccomando, lo dico anche a voi, ascolto la visione. Domenica pomeriggio Viviana torna alle 18:30, quindi non perdete impegni. Visto che sono in fase di ringraziamenti, ringrazio lui, l'ho già nominato 100 volte, ma lo rinomino, se non si offende, poi mi taglia, visto che la regia, Damiano Conchieri, per l'appunto la regia, il montaggio, le grafiche e alle riprese. Piccola parentesi, lui ha anche illustrato il libro pubblicato da Di Gio di Viviana Sgorbini, Le favole di Nonna Elfa, che recano la mia firma. Poi di lei, di Nonna Elfa, del mio libro, ne ho parlato ampiamente nelle scorse puntate, quindi insomma non voglio annoiarvi ulteriormente. Grazie a voi che ci avete seguito e vi aspetto se vi va, io ovviamente mi auguro di sì, perché non voglio rimanere da sola. Domani pomeriggio è giovedì, quindi mi raccomando, non collegatevi alle 18:30, perché alle 18:30 non ci siamo, domani essendo giovedì, ma alle 17:45, ho in disposizione un quarto d'ora, e farà capolino all'interno della mia trasmissione, con la sua meravigliosa rubrica letteraria, la nostra cara amica Nancy Urso, che ci proporrà un libro davvero molto molto particolare, tutto da leggere, che ci lascerà a bocca aperta, ve lo voglio anticipare. Mi raccomando, non mancate domani alle ore 17:45, sintonizzati su Well TV, su canale 131, su Sky, canale 810, e streaming dal sito ufficiale di Well TV, sempre streaming dalla pagina Facebook di Well TV, per ascoltare i consigli letterari di Nancy Urso. Ciao e buona serata a tutti e a tutte voi da Laura Gorini di Libri, Chiacchiere e Autori. Thank you.